È una notizia che capita in un momento diciamo, vicino al ricordo del terremoto, all'anniversario del terremoto, al 23 novembre. Siamo al 1 dicembre 2023, come potete vedere alle mie spalle è già partito il cantiere di via Matteotti 10, che occupa temporaneamente l'area Tecce qui alle nostre spalle, mentre invece da lunedì, martedì, partirà anche il cantiere di Palazzo Trevisani. Dopo circa 40 anni si intravede il futuro di Palazzo Trevisani. Lunedì partono i lavori per il restauro del monumentale edificio Corso Vittorio Emanuele. Un intervento dal valore di circa 5 milioni di euro, frutto del sisma bonus. L'edificio potrebbe tornare all'antico splendore entro il 2025. Siamo pronti per partire. Questa avventura di questo restauro, questo risanamento conservativo del fabbricato che la città aspetta da tanti anni. Uno dei simboli. Diciamo che Trevisani è l'unico edificio veramente storico che insiste sul corso, è l'ultimo esempio della memoria storica di questa bellissima cortina ottocentesca. Difficile mantenere le promesse sui tempi per una ricostruzione che comprende tanti passaggi, tanti controlli, tante verifiche, però diciamo che bene o male abbiamo mantenuto la tempistica e ci auguriamo di andare avanti anche con le altre aree qui per completare la ricostruzione di Corso Vittorio Emanuele, che non può più essere procrastinata, anche perché le condizioni favorevoli del super bonus vanno sfruttate finché ci sono, perché poi una volta finite le cose diventano ancora più complicate.